Ricordato il giorno 3 di maggio insieme a Giacomo il Minore, in quanto le loro reliquie furono deposte insieme nella chiesa dei 12 Apostoli a Roma, l'Apostolo Filippo, sin dai primi secoli, ha goduto di una particolare attenzione sia per quanto dice o si intuisce di lui nei Vangeli canonici, sia per le molteplici fonti apocrife che lo menzionano e le leggende che man mano lo hanno avvolto. Filippo, in realtà, un pescatore di Betsaida in Galilea, fu tra i primi a essere chiamato da Gesù vicino a sé. Conosciamo la sua immediata risposta alla chiamata di Gesù e dall'entusiasmo con il quale comunica subito l'incontro a Natanaele: vieni e vedi. Così lo invita rispondendo alla sua incredula reazione. Giovanni lo cita in diversi episodi, prima della moltiplicazione dei pani, quando Gesù, per metterlo alla prova, chiede a Filippo dove poter provvedere il pane per sfamare tanta gente, e poi, dopo l'ingresso messianico a Gerusalemme, è a Filippo che si rivolgono alcuni greci che lo vogliono vedere, naturalmente Gesù. Ed è a Filippo stesso che durante l'ultima cena chiede al Maestro di mostrare il Padre, a testimonianza che solo per il dono dello Spirito, dopo la resurrezione, gli apostoli comprenderanno la verità di Gesù Cristo, Figlio di Dio, e la missione loro affidata. Le altre notizie che si hanno di Filippo sono avvolte nella leggenda, ma sono degne di considerazione per il grande interesse che da subito si ebbe verso di lui. Ecco, questo è un po' il problema, perché poi da queste notizie si possono evincere cose interessanti, meno interessanti, fuorvianti e addirittura nocive. Naturalmente su Filippo c'è un'ampia letteratura, come è stato detto. Alcune cose possono essere carine, possono essere anche avvincenti, possono scadere anche nel mitologico. Naturalmente, le vicende di Filippo, quando si trova in una certa situazione negativa, in cui, ne citiamo magari una, era in una situazione in cui venne costretto a sacrificare agli dèi qualche cosa, e lui dice di no. E cosa succede? Viene un drago, si mangia tutti, anzi, con l'alito del drago uccide le persone che lo stanno costringendo. Lui, poi Filippo, ucciderà il drago, risusciterà le persone che lo volevano uccidere per poi convertirlo. Ci sono altre storie, però sembrerebbe quasi certamente che il suo pellegrinaggio, dopo appunto la visione dello Spirito Santo, ovvero dopo la morte di Gesù, lo Spirito Santo lo invita a peregrinare e evangelizzare, e sembrerebbe che lui si sia portato dietro due figlie, di cui le narrazioni specificano che erano vergini. Non si sa per quale motivo, ma era specificato appunto che dovevano essere vergini. Nello stesso tempo lui avrà un'altra figlia, ma l'altra figlia è vissuta nello Spirito Santo. Allo stesso modo, appunto, le narrazioni parlano di questo, e narrazioni abbastanza, come dire, abbastanza anche corpose, nel senso che non si tratta solo di illazioni, ma è preso da quello che è il testo di Eusebio di Cesarea. Quindi di conseguenza non è che parliamo di una figura così relativa. E che in ogni caso, come dire, da queste cose che possono essere in parte magari anche verificabili, poi ci sono altre situazioni meno verificabili. Quelle meno verificabili noi possiamo ascriverle come dubbiose, ma probabili. Il documento apocrifo di Filippo ci dice che in realtà, per qualche ragione mistica, per qualche ragione magari neanche tanto mistica, però per qualche ragione particolare, prima che morisse San Giuseppe, gli costruì la croce a Gesù. Quella croce non è una croce che è stata presa da qualcuno così, ma in realtà quella croce sarebbe stata costruita da San Giuseppe, e qui si apre tutta una possibile narrazione di come veramente anche la croce dove sale Gesù, quindi il massimo attributo dell'uomo che è Dio, possa essere un qualche cosa che viene da un certo ragionamento. In realtà San Giuseppe,
teoricamente doveva essere un falegname, perché serviva che lui potesse lavorare il legno, serviva che quel legno della croce fosse suo, fosse di suo padre, quindi un padre putativo sì, ma fosse di suo padre, in relazione anche poi al Padre Celeste. E su questa cosa poi possiamo anche dare una lettura anche bella, carina, e direi, visto anche il quadro mistico che c'è sempre dietro alle vicende del Vangelo, sicuramente può avere un senso, sicuramente c'è una motivazione, ha un'origine quel legno, probabilmente sì. Quindi per chi non riesce a trovare degli spunti mistici attraverso appunto i vari mistici, può sicuramente fare menzione a questo. Poi è vero, ci sono delle deviazioni molto, alcune con degli errori palesemente teologici, altre delle divagazioni che non incontrano nessun tipo di realtà, tanto più che poi erano talmente divaganti che persone che erano lontane dalla Chiesa, come Dan Brown e il Codice da Vinci, ne fanno un emblema. Quindi attenzione a maneggiare gli apocrifi delle varie persone, perché possiamo andare, come dicevamo prima, possiamo andare da un estremo che è quello plausibile, ovvero pensare che San Giuseppe abbia modellato la croce per suo figlio e sia stato un qualcosa che doveva essere anche lì vergine, di cui nessuno poteva toccare solamente una persona che fosse così degna di poter essere così colui che ha costruito un valore così importante come la croce. Poi, appunto, come abbiamo detto prima, dobbiamo stare molto attenti. Quindi, finché si tratta di prendere degli apocrifi che ci dicono i nomi dei nonni di Gesù, ma può andare anche bene. Se ci sono degli apocrifi che danno un certo dettaglio, va bene. Però se quell'apocrifo, appunto, inizia a dare dei cenni che non sono assolutamente riscontrabili con nessuna documentazione né appunto cattolica e neanche mistica, allora lì c'è da fare un attimo un distinguo. Parliamo anche del Vangelo di Filippo, un Vangelo targato 400, quindi sono passati abbondantemente 350 anni, per non dire 300, in cui tante cose sono molto rielaborate ad uso e consumo, appunto, come dicono alcuni, gnostico. Quindi si può intravedere un concetto e quel concetto stesso ribaltarlo. Quindi lo possiamo trovare anche nella Bibbia, certe cose in cui possiamo avere delle verità, ma poi ci sono delle modifiche, e quelle modifiche fanno capire una cosa completamente contraria. Anche la stessa storia che dicevamo di Gesù che aveva i fratelli, nella Bibbia leggiamo che aveva i fratelli, ma in realtà erano cugini, o fratelli barra col fatto che probabilmente suo padre putativo avesse già dei figli prima che si sposasse con la Vergine Maria, e di conseguenza probabilmente fossero fratelli acquisiti, ma in realtà non aveva dei fratelli lato Maria Santissima. E questo ci fa proprio veramente entrare in una condizione in cui Eusebio di Cesarea dà delle indicazioni, il resto sono tutte cose che sono abbastanza poco importanti, come poco importante può essere il fatto della croce decussata, in cui noi sappiamo che è un metodo particolare in cui viene preso il condannato, messo ad X come la croce di Sant'Andrea, però la testa in questo caso doveva essere giù un po', come successe a San Pietro. Detto questo, che cosa possiamo trarre da questa giornata, da questo avvenimento in cui Filippo dice: ma sì, ma alla fin fine basta che ci fai vedere il Padre, a noi ci basta. Ecco, quindi di conseguenza abbiamo una volontà anche nostra di dover accettare quello che è la realtà dei fatti, non essere capiti. Non è stato capito il creatore dell'uomo, figurarsi se riesce ad essere capito l'uomo. Quindi
Oggi per noi è una giornata importante perché chi è incompreso in realtà alla fin fine sta vivendo ciò che ha vissuto Gesù sulla terra. Passiamo alle notizie di ordine cattolico. 1493, Papa Alessandro VI scrive la bolla Eximie Devotionis, è una bolla scritta in concordanza anche con altre due bolle che sarebbero l'Intercetera primo e l'Intercetera secondo, e reclamavano ai sovrani spagnoli il loro dovere di prendersi cura degli indigeni delle nuove terre scoperte per condurli alla conoscenza del Santo Vangelo e ammaestrarli nelle buone opere con giustizia e mansuetudine. Ecco, qui c'è tutta una serie di situazioni storiche che poi vanno in parallelo con quella che è la vicenda del Cristoforo Colombo, e che parlano appunto che attraverso l'equipaggio di Colombo, Bernardo Boyle officia la prima messa in una cappella improvvisata di quella che era conosciuta allora come l'Hispaniola, che in pratica era la Repubblica Dominicana. Ecco, quindi di conseguenza poi ci sono una serie di considerazioni da fare che non le faremo qui naturalmente, ma il Papa voleva mettere un punto fisso, nel senso che lui non voleva dire altro che ai re cattolici: se andate verso nuove terre, esplorate nuove terre, vi insediate in nuove terre, trattate con rispetto le persone che popolano quei luoghi, e se volete evangelizzare come dovreste evangelizzare, fatelo con giustizia e senza alcun tipo di repressione particolare. Siamo alla seconda notizia. 1497 viene consacrata la certosa di Santa Maria delle Grazie in Pavia, che altro non è la certosa di Pavia, come viene poi denominata. È una la certosa di Pavia, per chi non la conoscesse, è un complesso monastico situato nell'omonimo comune della provincia di Pavia e che ospitò un monastero certosino, attualmente affidato all'ordine cistercense, uno dei monumenti più conosciuti a livello italiano. Il 20 di novembre del 1394, Gian Galeazzo Visconti, duca e signor di Milano, in un messaggio aveva annunziato alle comunità senesi dei Certosini la decisione di costruire un monastero. Quam solemnius et magis notabile poterimus da affidare al loro ordine. E dal modellino scolpito nella decorazione di un capitello del chiostro grande si può comprendere quale fosse il progetto originario della chiesa di Bernardo da Venezia e di Giacomo da Campione, architetto, quest'ultimo impegnato nella costruzione del Duomo di Milano, edificio con il quale la certosa ebbe sempre un ravvicinato confronto sia stilistico che strutturale. Gian Galeazzo Visconti inoltre affiancò i progettisti sia di gruppi tecnici per controllare il procedere dei lavori e risolvere le varie problematiche che man mano insorgevano. Quindi di conseguenza possiamo arrivare appunto alla giornata di oggi, che dice che la chiesa viene consacrata pur risultando ancora in costruzione la monumentale facciata. Un dipinto murale raffigurante Gian Galeazzo Visconti con i figli presenta alla Vergine Maria il modello della certosa dello stesso Bergognone. Nel catino absidale del transetto destro documenta che il rivestimento marmoreo era completato solo fino alla loggetta del primo ordine. Mancava quindi il portale, che sarebbe stato aggiunto nel 1501 o 506. E il prospetto stesso risulta modificato rispetto all'originario disegno dei solari. Ecco, questo per dire che alla fin fine si vede che c'era una certa volontà di consacrarlo il prima possibile, anche perché i tempi di costruzione, come abbiamo visto, partono dal 1396, e quindi di conseguenza siamo, dopo 100 anni, ancora in una situazione di incompletezza. Quindi il santuario, bene o male, ci ha messo 100 anni per essere costruito, non tantissimo se mettiamo anche
in correlazione al fatto che più o meno le maestranze probabilmente si dividevano con quelle del Duomo di Milano e anche quelli che fossero poi i problemi per recuperare il materiale. Sappiamo benissimo che il Duomo, per essere costruito, aveva delle notevoli, oltre spese, aveva anche delle notevoli ingenze a livello di personale. Molti morirono, erano situazioni veramente poste allo strenuo per quanto riguardasse il lavoratore. Ma sicuramente quei 100 anni in realtà non è che siano moltissimi, viste anche le difficoltà per creare una certa struttura. E oltretutto, come dicevamo prima, il fatto che i tecnici si dovevano sempre confrontare per vedere se tutte le strutture potessero andare bene. Abbiamo parlato non più tardi di ieri del fattore della cattedrale più alta del mondo, che alla fin fine aveva dei problemi strutturali e li ha tuttora, quindi sono anche secoli che non è stata messa in sicurezza. Però alla fin fine, rimane il fatto che abbiamo questa Certosa di Pavia, che oggi non si può dire abbandonata, ma è composta al suo interno da qualche consacrato e nulla più, persone che poi oltretutto sono anche di una certa età. 1512, sotto Giulio II, si apre il Concilio Lateranense V. Viene convocato da lui non per rispondere all'invocazione di riforma che saliva dalla base, ma per svuotare di ogni importanza l'iniziativa del re francese Luigi XII, in guerra naturalmente contro il papato, che aveva aperto a Pisa nel 1511 un'assemblea di vescovi con la pretesa di essere un concilio ecumenico. Così il Papa fu costretto per necessità a convocare un concilio che rivaleggiasse quello pisano, in cui parteciparono 6 cardinali, 24 vescovi, alcuni abati, giuristi, teologi, per lo più tutti francesi, appoggiato naturalmente dallo stesso imperatore. E nel discorso di apertura del Concilio Lateranense V, il superiore generale degli agostiniani, Egidio da Viterbo, criticò la politica del Papa e sottolineò l'urgente necessità di una riforma, ma sui contenuti di tale riforma il prelato si mostrò vago, non riuscendo sempre nell'intento di tenere separate le considerazioni politiche da quelle religiose. Molto più elaborati furono invece i programmi di riforma sottoposti al concilio dall'episcopato spagnolo e da due religiosi camaldolesi italiani. A detta di Huber Jeling, questo programma fu il più ampio e radicale di tutti i programmi di riforma dell'era conciliare, ma restò nella sostanza completamente inosservato, così come rimasero inattese le osservanze che nel dicembre 1516 fece al discorso di apertura della 11ª sessione il nipote di Pico della Mirandola, Gianfrancesco. Il popolo non fa che imitare il clero, i quali sono per esso fonte di scandalo e di corruzione. Essi danno esempio di lussura, avarizia, superstizione. Bisogna perciò prima di tutto lottare contro l'ignoranza dei preti, immergerli nella Sacra Scrittura, sottomettere l'autorità dei loro vescovi e del Papa. Ecco, in questo quinto concilio lateranense convocò circa 430 vescovi, di cui più di un terzo non italiani, ed essi finirono per partecipare anche i padri del conciliabolo di Pisa. Esso tenne 12 solenni sessioni, e le prime 5 sessioni, sotto Giulio II, affrontarono soprattutto la lotta contro l'eresia e lo scisma, e le altre sessioni, sotto Leone X, affrontarono le questioni dottrinali e disciplinari. Quindi, di conseguenza, che cosa possiamo dire di queste relazioni che ci sono state? Che purtroppo, come dice appunto il Gianfrancesco, il popolo non fa che imitare il clero, i quali sono per esso fonte di scandalo, di corruzione. Essi danno esempio di lussuria, avarizia, superstizione. Ecco, ricordiamoci sempre che il Signore lo dice, che il pastore è responsabile delle pecore. Se le pecore si perdono, la colpa è del pastore. Ricordiamoci sempre che il Concilio Lateranense V dà questa indicazione, ovvero appunto di tenere la barra fissa su quella che è la grandezza del sacerdote, perché è un sacerdote che non fa bene il suo dovere, nello stesso tempo
imprime ai fedeli la possibilità di avere le stesse licenze e questo non va bene. Di conseguenza ricordiamoci degli errori che ha fatto la Chiesa e cerchiamo di non ripeterli. 1771 San Paolo della Croce fonda l'ordine delle monache passioniste. Chi sono le monache passioniste? Sin dalla fondazione della Congregazione della Passione, Paolo della Croce aveva pensato di dare vita a una comunità femminile di religiose di clausura che sostenessero con la preghiera e la penitenza l'apostolato missionario dei passionisti. Si dedicò quindi alla stesura delle costituzioni per le monache che vennero approvate da Papa Clemente XIV nel 1770. Per l'erezione del primo monastero, Paolo della Croce si rivolse ad una figlia spirituale, Maria Crocifissa Costantini, monaca benedettina a Corneto. Nella città laziale venne fatto erigere un nuovo convento su terreno donato dai familiari della Costantini. Il 3 di maggio del 1771, appunto, la religiosa ne prese possesso con 10 postulanti, come il primo ritiro dei passionisti sul Monte Argentario. Il monastero fu dedicato alla presentazione di Maria Santissima. Poi Madre Maria Crocifissa fu eletta superiore della comunità e mantenne la carica sino alla morte. È stata dichiarabile venerabile il 17 di ottobre 1982. Le monache passioniste sono religiose di clausura di diritto diocesano, non pontificio, di voti semplici, dedite alla penitenza e alla preghiera contemplativa, possono ricevere persone desiderose di fare gli esercizi spirituali o giornate di ritiro, preparano anche le fanciulle alla prima comunione, comunicano lo stesso carisma dei religiosi del ramo maschile della congregazione, di cui adottano anche l'abito nero con il cuore bianco sormontato dalla croce recante l'iscrizione Jesu Passio e 3 chiodi in basso ricamati sul petto, usano anche una cintura di cuoio per cingere i fianchi, indossano un mantello nero che reca sul lato sinistro il segno come l'abito. Al 31 dicembre del 2005 l'ordine contava 34 monasteri e 358 religiose. Ecco, adesso noi non sappiamo come interpretano adesso il valore della penitenza. Sicuramente comunque ai tempi la penitenza era un qualcosa di veramente importante. 1858 il Papa Pio IX pubblica l'enciclica Amantissimi Redemptoris. In effetti non è nulla di nuovo, ma è una visione più ampia di quello che è la bellezza sacerdotale, la grandezza sacerdotale e il coinvolgimento che il popolo di Dio dovrebbe avere davanti a questa figura. Quindi viene messo in risalto il sacramento dell'Eucaristia, la sua grandezza, anzi la sua totalità, e di conseguenza anche il sacerdote quale ministrante viene messo al centro di tutto, in quanto Alter Christi. E da qui che noi poi possiamo ricevere quella forza di poter vedere il sacerdote non come un essere umano, ma appunto come un altro Cristo, come diceva appunto l'altro giorno Santa Caterina da Siena, il Papa vederlo come il dolce Gesù in terra, a prescindere da tutto quello che poi possono essere le notizie che in qualche maniera ci fanno allontanare da queste figure. Ma in realtà l'Amantissimo Redemptoris ci parla, per chi poi lo volesse leggere, ci sono anche documenti ufficiali della Chiesa, ci parla appunto di questa figura, il sacerdote, e dell'esortazione che poi fa il padre, il nostro Papa Pio IX, di credere nel proprio cammino, di credere nella propria forza di sacerdote e di credere soprattutto a quella che è la volontà di Dio di riporre nel sacerdote tutto quello che Gesù ha insegnato. Quindi di conseguenza la visione sacerdotale che i mistici avevano e che noi facciamo fatica e forse probabilmente non riusciremo mai ad imitare, perché difficilmente possiamo avere lo stesso atteggiamento che avevano i mistici, in cui alcuni addirittura baciavano dove camminava il sacerdote.
per arrivare tipo appunto anche San Francesco che si inchinava davanti al sacerdote, non all'angelo, quindi ci sono tante e tante, come dire, testimonianze di santi che avevano un rapporto col sacerdote altissimo. Poi è vero, abbiamo ascoltato prima qualche minuto fa del clero che era tutto uno scandalo in un certo tempo. Ma nello stesso tempo non sta a noi giudicare, ma giudicare quello che ci chiede il Signore, ovvero vedere il sacerdote come se si vedesse lui. 1932, il Papa Pio XI promulga l'enciclica Caritate Christi Compulsi, è dedicata al cuore di Gesù, al quale il Pontefice invita a ricorrere per opporsi con tutte le forze ai mali che opprimono l'intera umanità e a quelli ancora peggiori che la minacciano, e così unire tutte le forze nostre in un'unica e solida schiera, compatta, contro le malvagie falangi, nemiche di Dio, non meno che del genere umano. Ecco, quindi siamo così, non propriamente a quella devozione del Sacro Cuore, ma in questa enciclica abbiamo la, possiamo dirlo senza bestemmiare, la parificazione del cuore umano con il cuore divino, ovvero anche se poi la giaculatoria del Sacro Cuore di Gesù lo dice: Cuore di Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo. Ecco, in questo caso l'esortazione papale è proprio questa: fare in modo che il nostro cuore sia simile a quello di nostro Signore. E vedere appunto attraverso i passi evangelici quella compassione che il Signore aveva verso le persone, che in qualche maniera dovremmo avere anche noi. Nello stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che esiste un mondo opposto al nostro, esiste un mondo che vuole fare in modo che tutte le colpe ricadano sulla Chiesa e che tutto quello che di sbagliato ci sia nel mondo, nel bene o nel male, è colpa sempre della Chiesa. Quindi la Chiesa, come succede anche adesso, la Chiesa ha tanto di quel denaro che se potesse sfamerebbe tutte le persone del mondo. La Chiesa, i preti pedofili, la Chiesa e la corruzione. Ultimamente, appunto, sappiamo la Chiesa e Emanuela Orlandi. Quindi anche se poi naturalmente il dolore dei familiari è altissimo, però non si può dopo appunto 40 anni definire solo la Chiesa colpevole perché sono situazioni dove probabilmente la Chiesa può essere colpevole, ma non è detto che le cose siano solo ed esclusivamente a danno della Chiesa o in qualche maniera possa essere così. Come dire, la Chiesa è il capro espiatorio di tutto. Quindi succedono delle cose che riguardano gli ambiti ecclesiastici, per forza ci deve essere la Chiesa colpevole, in ogni caso la gerarchia fino al Papa, come stiamo vedendo adesso con il caso appunto Emanuela Orlandi, che da chat più o meno, come dire, credibili, viene fuori un Papa che faceva la vita sua, quello che voleva, anzi, più di quello che volesse. 1970 il Papa Paolo VI canonizza Leonardo Murialdo. Questa figura ne abbiamo parlato giorni fa, una figura unica, incredibile. Lo abbiamo definito il primo sindacalista. È stato veramente una figura innovativa che andava di pari passo a quelle che erano le emergenti figure sindacali. Lui invece ha realizzato un suo sogno, ovvero l'unione degli operai cattolici, che faceva appunto da contraltare a quelle organizzazioni laiche controllate soprattutto da ambienti socialisti e anticlericali, in quanto, come vediamo adesso, il sindacato diventa solo un'espressione politica e non facente parte delle volontà e delle, come possiamo dire, di quelle che dovrebbero essere le tutele. Naturalmente lui, essendo un religioso, ha fondato il tutto in un ordine religioso, ma rispettando fondamentalmente quelle che erano
le istanze che chiedevano i lavoratori, le volontà, tutti quelli che fossero i contrasti sociali dell'epoca creati dall'industrializzazione nascente, dal disagio che avevano le classi sociali più povere, quindi lo sfruttamento, le sue iniziative a favore dei giovani studenti e operai che lui promosse aprendo le strutture. Poi aprì anche la struttura, che quella che noi oggi chiamiamo casa famiglia, per ospitare coloro che non avevano la possibilità di pagarsi un albergo, tante cose. Poi lui fondò anche la congregazione San Giuseppe per dare continuità alla sua azione sociale caritativa. Cioè di Leonardo Murialdo possiamo dire un sacco di cose, e sinceramente sarebbe per me molto bello sapere che anche voi sviluppaste una volontà di ampliare questa figura. Io non posso più di tanto perché i tempi sono quelli che sono e le cose da dire sono molte, ma nello stesso tempo per avere, non dico una cultura cattolica, ma per avere la base di quello che è la realtà dei fatti, ovvero un'organizzazione che non era politica come erano quelle al tempo che stessero nascendo, ma un'organizzazione veramente sulla base di Dio, ecco, allora ricordiamoci del Murialdo e tutto quello che ha fatto, e chiediamo veramente a lui l'intercessione perché possa essere anche oggi fonte di tutela per quelle persone che vengono sfruttate, e soprattutto quei sindacati che diventano una fonte di potere incredibile e che non tutelano più nessun tipo di figura lavorativa. Siamo al Vangelo, quello secondo Giovanni, il capitolo 14, i versetti vanno dal 6 al 14. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre, il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Siamo al momento delle apparizioni. Oggi parliamo dell'apparizione di Nostra Signora delle Tre Spighe, il maggio del 1491 alle 10 del mattino, come descritto nella cronaca di Tan, Thierry Schreur, fabbrico di Urbay, recandosi al mercato del comune francese di 500 abitanti, situato nel dipartimento dell'Alto Reno nella regione dell'Alsazia, presso Colmar, passò davanti a una grande quercia dove osservò una santa immagine depositata. Secondo l'usanza locale, per invitare i passanti a pregare per un uomo che era deceduto qualche giorno prima, disceso dal cavallo, si inginocchiò davanti alla pia immagine e si mise a pregare con fervore per l'anima dello sfortunato, quando improvvisamente accecato da un raggio luminoso, nel mezzo del quale apparve una forma delicata e vaporosa. Era la Vergine Maria avvolta in bianchi veli trasparenti, che aveva tre spighe nella sua mano destra e un piccolo pezzo di ghiaccio nella sinistra. «Rialzati, brav'uomo», disse la Vergine dolcemente, «ascolta, figlio mio, il popolo di questo paese ha con i suoi peccati irritato il cielo. Vai nella cittadina e predica il pentimento. Tutti devono fare penitenza nel più breve tempo possibile, altrimenti i raccolti andranno persi. Annuncialo al clero, ai sacerdoti e alle persone. Se i peccatori si convertiranno, Dio benedirà i loro raccolti. Vedi queste spighe? Sono il simbolo dell'abbondanza, delle belle messi che verranno a ricompensare gli esseri virtuosi, generosi e a portare il benessere e l'allegria nei focolari dei cristiani fedeli. Quanto questo ghiacciolo significa che la grandine, il gelo, l'inondazione, la fame e tutte le loro conseguenze di desolazione e mali verranno a punire i miscredenti, la cui gravità di peccati ha potuto sopraffare la misericordia divina. Va, buon uomo, va per i villaggi e annuncia a tutti gli abitanti il senso di queste profezie.
L'apparizione miracolosa svanì, Thierry Schreur riprese il suo cammino, ma sospettando di essere preso in giro, decise di mantenere il segreto. Giunto al mercato comprò un sacco di frumento, ma stranamente né lui né nessun altro riuscirono a sollevarlo. Il sacco sembrava di piombo e fissato al suolo. I paesani intorno si inquietarono per quella forza magica che tratteneva il sacco per terra. Questo fenomeno inesplicabile tormentò gli spiriti e alcuni cominciarono ad accusare il malcapitato fabbro di poteri occulti. Allora Thierry Schreur comprese il senso di quel sortileggio ammonitore e lui, divino messaggero, aveva disobbedito alla Vergine Santa e non aveva per niente compiuto la missione che gli aveva affidato. Davanti alla folla tutto un tratto silenziosa che lo circondava, Schreur si inginocchiò, chiese perdono alla Madonna e, compiendo infine la sua sacra missione, confidò agli attoniti abitanti l'apparizione celeste e spiegò con fervore il simbolismo del ghiaccio e delle tre spighe. Stupefatti e ammirati gli abitanti ascoltarono con molto rispetto il racconto. Gli astanti rimasero profondamente emozionati e nessuno si permise di mettere in dubbio la sincerità dell'onesto fabbro di Orbei. I più increduli furono conquistati, manifestarono un sincero pentimento e giurarono di ravvedersi. Allora, sollevato e felice, Thierry Schreur ritornò verso il sacco misterioso, ma miracolo, non appena lo ebbe preso, potette sollevarlo tanto facilmente come se fosse stato un sacco di piume e caricarlo sul suo cavallo. Dopodiché, tra la gioia degli astanti, Thierry Schreur, il messaggio della Vergine, ritornò felicemente verso il suo villaggio natale. Siamo al miracolo, il miracolo che è nato nel santuario Santa Maria della Croce, a nord di Crema, circa un chilometro dal centro cittadino. Dove oggi sorge la Basilica Minore, nel 400 esisteva un piccolo borgo, immerso nel bosco, situato sulla strada che porta da Crema a Bergamo. Il bosco prendeva il nome di Novelletto e la strada usciva dalla città all'altezza delle attuali Via di Santa Chiara o Via Borgo San Pietro, presso la Porta Pianengo. Il santuario sorse dopo il 1490, dopo che Caterina degli Uberti venne uccisa per mano del marito. Riportano le fonti, il 13 febbraio 1489 Caterina degli Uberti, esponente di una famiglia benestante di Crema, sposava Bartolomeo Pederbelli, detto il Contaglio, pregiudicato bergamasco bandito dalla sua provincia e giunto da tempo a Crema, ovviamente tacendo la sua condizione di fuggiasco. Nell'anno che seguì i rapporti non furono affatto facili, sono narrati nelle cronache le contrapposizioni tra il Contaglio e i familiari di Caterina per questioni di pagamento delle dote. Secondo i documenti storici, la sera del 2 aprile 1490 il Contaglio convinse, oppure obbligò con la forza, Caterina a seguirlo per tornare dai familiari dell'uomo nel bergamasco. Una volta giunti a un miglio fuori da Crema, deviò dalla strada per Bergamo, l'odierna via Mulini, giungendo all'interno del bosco detto il Novelletto. Qui il Contaglio infierì sulla donna colpendola con la spada, che ancora si conserva nel santuario, in maniera violenta e grave, al capo e alle braccia, e intanto le venne amputata la mano destra con una parte del braccio, mentre l'omicida calava pendenti sulla povera donna. La spada si spezzò in due e, non pago di ciò, per essere certo che la moglie fosse uccisa, estrasse il pugnale e sferrò un colpo alla schiena. Ma la lama non penetrò nel corpo, scivolando forse lungo le vesti, procurandole comunque un ematoma vicino alla scapola sinistra. Il Contaglio fuggì portando via il fardello e le altre cose insieme con quattro anelli d'oro della stessa Caterina. Quindi di lui non si seppe più nulla. La donna agonizzante chiese aiuto alla Madonna affinché le venissero impartiti i sacramenti. Apparve una donna vestita poveramente che avrebbe detto: «Io sono colei che hai chiamato». Le emorragie di colpo si fermarono e Maria trasportò Caterina presso una vicina casa dei contadini che le prestarono le prime cure, poiché era ormai sera e le parti della città erano chiuse. Solo la mattina Caterina poté essere trasportata a Crema. Qui venne visitata da un medico e interrogata da un giudice del maleficio, magistrato Veneto. Quindi il prete Filippo della parrocchia di San Benedetto le diede i sacramenti. Solo a questo punto l'emorragia riprese e Caterina spirò. Secondo i documenti storici, presso il luogo del delitto fu posta una piccola croce in legno. Un mese dopo, il 3 di maggio, giorno dell'esaltazione della Santa Croce, un ragazzino afflitto da gravi problemi ad un piede che non gli permettevano di reggersi in piedi autonomamente fu condotto al Novelletto. Dopo le preghiere il ragazzo riprese a camminare, fu il primo miracolo che richiamò una folla. Le cronache riportarono nello stesso giorno una quarantina di guarigioni miracolose.
Il giorno successivo, il 4 maggio, una solenne processione venne allestita verso il Novelletto, presso il quale fu costruito un piccolo altare sul quale venne collocato il rilievo della Madonna con il Bambino, dono del milanese Gianfranco Cotta. Il 5 di maggio furono in molti a veder riversare lacrime dall'effigie. In quel giorno si registrarono circa 80 guarigioni inspiegabili. Sempre il 5 maggio il Consiglio della città decreta la costruzione di un edificio nel luogo dell'apparizione. Le cronache riportano altri miracoli tra il 18 di maggio e il 2 di giugno. Ecco, a dire il vero, quella di Caterina degli Uberti era un'apparizione già trattata qualche tempo fa, però abbiamo voluto inserire anche il contesto appunto del 3 di maggio come miracolo successo a questo ragazzo. Sempre una, diciamo che una veramente una cruda storia che fa molta tenerezza, anche se poi da un contesto all'altro ci sono piccole sfumature, ma in realtà la narrazione è quella. Siamo arrivati al momento dei messaggi che la Madonna ha dato a Don Stefano Gobbi. È il 3 di maggio 1976. Figli prediletti, non si turbi mai il vostro cuore per gli attacchi che diventano sempre più numerosi contro il mio movimento. Questa è solo l'opera mia e risponde ad un particolare disegno del mio cuore immacolato. Difficoltà, incomprensioni e sofferenze sono da me stessa permesse perché questa mia opera sia più purificata. Desidero che venga purificata da ogni elemento umano perché possa così riflettere solo la mia purissima luce. Di questa mia purissima luce voglio ricoprire tutti i miei figli prediletti, sacerdoti consacrati al mio cuore immacolato. Per questo vi domando il distacco completo da tutti affinché vi possa donare la vera purezza del cuore. Ogni umano attaccamento a voi stessi, alle creature e al mondo offusca la vostra interiore purezza. Certo, non posso chiedervi di non restare e di non vivere nel mondo. Secondo il volere di mio figlio, voi dovete vivere nel mondo, senza però essere del mondo. Dovete vivere nel mondo per essere solo di mio figlio Gesù. Dovete essere solo di mio figlio Gesù per portare a lui tutto il mondo e condurre così le anime alla salvezza. E questa è la simpatia che voi dovete avere con il mondo, la sola voluta da mio figlio e che la Chiesa ancora oggi vi propone. Molti miei figli sono oggi trascinati in tanti errori e si allontanano da mio figlio e da me per questo falso modo di intendere come voi dovete essere nel mondo. Questi miei poveri figli, sacerdoti, hanno così finito di essere solo del mondo e ne sono divenuti prigionieri. Il mio Gesù ha salvato questo mondo soprattutto quando, per essere fedele al volere del Padre, si è da tutti distaccato per essere innalzato da terra, sospeso sulla croce. Tornerete a riportare tante anime a mio figlio quando, come lui, anche voi sarete innalzati da terra. Per questo dovete abituarvi ad esserlo già nell'anima, con il distacco interiore da tutti. Così possederete la vera purezza del cuore e sarete veramente capaci di amare fino alla prova suprema. Sempre portati dalla vostra mamma, che sa dove e come condurvi, perché anche su ciascuno di voi si realizzi il disegno del volere del Padre. Siamo al momento della preghiera, iniziamo oggi la novena alla Madonna delle Ghiaie di Bonate. Ricordiamoci questa apparizione mai riconosciuta dalla Chiesa, e ahimè la Madonna si era anche espressa in un'altra apparizione dicendo: non hanno riconosciuto la mia apparizione, non hanno riconosciuto quando io sono venuta. Il primo giorno è appunto questo. O Madonna delle Ghiaie, Regina della Pace e di Perdono, abbi pietà di me, ottienimi purezza di cuore e di mente, concedimi tutte quelle grazie che mi abbisognano, particolarmente quelle che mi stanno più a cuore. Regina Pacis, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco una pregherina piccolina, però ricordiamo appunto il momento che la Madonna ha voluto degnarsi di scendere noi e apparire a Bonate. Come ogni mercoledì ci consacriamo a San Giuseppe. A te, al tuo castissimo e paterno cuore, ci consacriamo, glorioso San Giuseppe, e intendiamo onorarti come sposo purissimo di Maria,
capo della più santa famiglia e padre putativo di Gesù Cristo. Penetrati di rispetto e di amore alla vista delle tue grandezze e della tua santità, ti offriamo e ti consacriamo i nostri cuori. D'ora innanzi ti avremo come padre e protettore nostro. Degnati di riguardarci come tuoi figli. Facci sentire gli effetti del tuo potere stesso presso Dio e della tua carità verso di noi. Ottienici tutte le grazie che imploriamo dai sacri cuori di Gesù e di Maria. Prendi sotto la tua protezione i padri di famiglia, perché educhino i loro figli nel santo timore di Dio e infondano nei loro cuori amore alla Chiesa di Gesù Cristo, affidata particolarmente al tuo potente patrocinio. Finalmente ottienici, o grande santo, una morte simile alla tua, tra le braccia di Gesù e di Maria, affinché dopo averti venerato qua giù sulla terra, siamo fatti degni di benedirti ancora lassù nel cielo. Amen. Siamo arrivati alla giornata mondiale. La giornata mondiale di oggi è quella della libertà della stampa. Ma in realtà che cosa significa libertà di stampa? Esiste una vera libertà di stampa? Siamo veramente liberi? Esistono editori liberi? Esistono direttori liberi di testate? Esistono giornalisti liberi? Ecco, sono tutte domande che noi ci poniamo, che di fronte alla realtà dei fatti o di fronte alle statistiche siamo un po' sbigottiti. In realtà l'Italia sembrerebbe, per quanto riguarda la libertà di stampa, posta alla 77esima posizione, quindi non un grande momento di libertà. Prima ci sono nazioni anche molto più sottosviluppate del nostro, e qua ci viene da fare alcune riflessioni e dire: ma com'è possibile? Com'è possibile che la realtà italiana, composta da mille voci, perché poi sappiamo benissimo ci sono tantissime testate giornalistiche, ci sono, come abbiamo visto ieri, anche blogger che danno una loro opinione, ci sono anche online testate che non hanno quel supporto monetario che prevede la stampa cartacea, e anche qui potremmo anche aprire una grandissima ferita che il nostro paese ha, quella di dover finanziare appunto la libertà di stampa con svariati milioni di euro. Possiamo fare anche della polemica, della sarcastica, possiamo fare anche della dietrologia, ma quando noi vediamo che la libertà di stampa che oggi dovrebbe esistere è una libertà in cui lo Stato deve mettere mano a suon di milioni di euro per ogni testata, e allora ci rendiamo conto quanto la libertà di stampa sia fittizia. Alla fin fine si tratta di persone che vengono mantenute dallo Stato, o testate che vengono mantenute dallo Stato, altrimenti non esisterebbero, perché ben sappiamo che il giornale, i giornali dalla sola vendita non ricaverebbero minimamente dei guadagni. In teoria hanno anche dei finanziamenti, anche in pratica, non solo in teoria, hanno dei finanziamenti pubblicitari che in qualche modo dovrebbero costituire l'asse portante della loro vendita. Poi nei tempi addietro c'erano anche c'erano i vari gadget che in qualche maniera sostenevano la vendita. Ma di fatto sappiamo che l'editoria è finanziata pesantemente dallo Stato, quindi quelle persone che in qualche maniera in virtù del loro diritto di poter esercitare la loro professione e il loro libero pensiero pensano di poter dire quello che vogliono, in realtà sono degli stipendiati statali. E questo non è un gran bene per quanto riguarda l'informazione, perché sono persone che alla fin fine non hanno veramente un riconoscimento per quello che è l'attività. Una testata giornalistica che prende, non so, tipo l'Avvenire, che prende X milioni di euro, fondamentalmente è una testata che vive solamente ed esclusivamente sul finanziamento pubblico all'editoria. Quindi sono situazioni in cui non c'è un vero utile, qualunque siano i bilanci, alla fin fine c'è
lo Stato che ti viene a finanziare, quindi di conseguenza loro non hanno neanche in realtà un dovere dal punto di vista anche del bilancio, perché fondamentalmente quando tu c'hai un introito di milioni di euro puoi fare quello che vuoi. Diversamente magari altre testate online che non ricevono dei supporti adeguati, allora li crollano, come per esempio Alatea Italiano è crollato perché non aveva dei supporti finanziari. Questo per dirvi che con i soldi dello Stato siamo tutti buoni a parlare, invece essendo persone che dovrebbero metterci la faccia e guadagnare del proprio, insomma diventa un po' più difficile. Quindi la libertà di Stato sì, la libertà di parola sì, ma anche guadagniamocela questa libertà. Siamo alle giornate nazionali che sono due in pratica, in Giappone, che è la festa della Costituzione, quindi una festa nazionale, e poi in Polonia la festa della Carta Costituzionale del 3 di maggio, quindi anche questa è una festa nazionale. Ecco, non ci addentriamo ancora di più in quelle che sono le situazioni che portano a questa festa, lasciamo naturalmente la vostra curiosità e andiamo avanti appunto con la chiusura. Siamo alla conclusione, parliamo di una notizia storica o anche meno storica, datata 3 di maggio, ma di che anno? Oggi ci fermiamo in un qualcosa di più frivolo, molto più frivolo. 1991 sarà l'ultima puntata di Dallas. Dallas è una serie TV statunitense che è stata prodotta dalla CBS. Dal 78 al 91 è andata in onda anche in Italia, a partire dal 29 di aprile del 1981 su Rai 1, che poi alla fin fine passerà a Canale 5, che acquisterà tutti i diritti dal 2 di giugno, e rimarrà una delle serie cavallo per Canale 5 negli anni 80. Dallas è una delle prime serie asset distribuite in quasi tutto il mondo. È stata tradotta e doppiata in 67 lingue diverse in più di 90 nazioni, un record per la televisione americana ancora imbattuto. Fra i tanti episodi trasmessi, il più famoso rimane sicuramente quello dell'attentato a JR, e l'episodio in cui si svelava il colpevole fu seguito in America da più di 83 milioni di persone con un share del 76%, battuto poi solamente da MASH. Ecco, questo è un qualche cosa appunto che rimane nella storia della televisione. Era un prodotto che in quei tempi andava di pari passo con un altro che si chiamava Dynasty, tutti e due basati sulla logica del potere. Dallas, si sa, il principale attore era JR, questo spietato petroliere che non aveva scrupoli per nessuno e non guardava proprio in faccia neanche sua madre, per modo di dire, ecco. E la televisione degli anni Ottanta riflette quello che era il concetto degli anni Ottanta, quindi tutta appariscenza, tutta cosa che dovevano essere in qualche maniera ostentazione. Se negli anni 70 abbiamo vissuto in parte quella che era un po' la miseria, la crisi petrolifera, il momento in cui l'Italia, come dire, aveva vissuto negli anni 60 il grande boom, negli anni 70 ci fu proprio uno scoppio. Ci fu la crisi petrolifera e di conseguenza anche tutto quello che era il rapporto di abbondanza che negli anni 60 era stato creato, negli anni 70 quello che è riuscito a sopravvivere è sopravvissuto, il resto è andato tutto perdendosi. E si sa, dopo i vari tracolli, dopo le varie crisi, ci vuole qualcosa che possa sostentare. Allora arrivano gli anni 80, che parlano appunto di una visione più leggera, una visione tutta distribuita su quella che poteva essere l'appariscenza di una persona o di un concetto. E allora nasce appunto la televisione più commerciale, anche comunque i contenuti che aveva Canale 5 erano contenuti sicuramente leggeri, adatto a un pubblico che comunque viveva quegli anni 80. Ci sono anche altre varie trasmissione, mi ricordo il drive-in, però alla fin fine anche Dallas e Dynasty
rimanevano quel simbolo che poi l'America trasmetteva e faceva emigrare attraverso i suoi contenuti. Quindi noi, come sempre, siamo figli dell'America, in qualche maniera anche noi avevamo l'esigenza di vivere quel qualche cosa che potesse in qualche maniera appunto alleggerire il decennio precedente, che era fatto appunto di grandi sacrifici e anche lotte che in qualche maniera poi portarono, come ben sappiamo, allo statuto dei lavoratori, quindi a dei diritti acquisiti. E una volta appunto acquisiti i diritti fondamentali del lavoro, non rimaneva altro che viversela nel miglior modo possibile. Allora, in qualche maniera, la gente che doveva essere soggiogata dalla televisione veniva soggiogata appunto attraverso questi contenitori, che in America si chiamavano soap opera, in Brasile si chiamavano telenovele, anche se poi avevano delle strutture molto diverse tra loro. In Dallas e Dynasty c'era la ricchezza, nelle telenovele c'era la povertà. Ecco, erano due modi diversi però per accalappiare lo stesso tipo di pubblico. Quindi, a prescindere dal contenitore che l'America riversava e che poi naturalmente ha influito notevolmente sul nostro modo di essere, tanto più che sappiamo bene, no, che negli anni 80, metà anni 80, nascevano tutte quelle correnti che poi erano, a prescindere dai paninari, i metallari o altre sottoculture, erano tutte cose che venivano dall'America. Quindi di conseguenza il drive-in, i posti che erano tipo McDonald's, che al tempo erano i burghi, erano tutte cose che appunto nascevano dall'evoluzione americana. Quindi di conseguenza l'ostentazione del, non solo del potere o di quel qualcosa che poteva assomigliare al potere, ma anche un'ostentazione di tramite vestiti o altri oggetti, che poteva essere una bella moto, una bella macchina, quella specie di ricchezza che non esisteva se non appunto nei mezzi così che uno poteva disporre e in qualche maniera far apparire o ostentare nella sua povertà. Detto questo, non esisteranno più trasmissioni che faranno il 76% di share, neanche in Italia. In Italia al massimo abbiamo punte del 50, forse 55 per quanto riguarda Sanremo o qualche finale di calcio, ma di più non si va. Eppure appunto verso anche quello che è un declino della televisione. Dallas e Dynasty hanno, soprattutto Dallas, ha creato quel momento in cui esisteva ancora un certo tipo di famiglia, esisteva un certo tipo di convinzione. Quindi la struttura anche di Dallas allora aveva un senso. Riproporre Dallas oggi sarebbe una cosa quanto mai, come dire, non catalogabile, anche perché lì sarebbero tutti bianchi, non ci sarebbero omosessuali, non ci sarebbero categorie così cosiddette minoranze. Quindi di conseguenza oggi sarebbe un contenitore che verrebbe bollato come appunto stile patriarcato o stile comunque razzista o in qualche maniera un contenuto negativo da non trasmettere.